Bentornati su American Truck Simulator. Eccoci da dove riprendiamo da dove siamo lasciati l'ultima volta da questa stazione di servizio. Abbiamo deciso di far passare la notte perché almeno ci vediamo un po' di panorama e niente, abbiamo perso un pochino, abbiamo 48 ore rimanenti, mentre di viaggio ci dà 28 ore e 34 minuti, salvo imprevisti. Quindi partiamo subito, togliamo il freno a mano, il motore è già caldo, le luci sono accese e andiamo. Se no fare tutta la tratta di notte non mi pare il caso. È diciamo un pochino stufante. Siamo a Dallas? Tenersi a destra, No. uscire a destra. E non facciamo queste uscite farlocche noi. Uscire a Non destra. ci caschiamo più. O quasi più. Non importa, troverò un nuovo percorso. Conviene trovare un nuovo percorso. Oh, ha cambiato la vegetazione. Dai, i cespugli sono diventati alberi, visto? La zona è decisamente più umida, meno desertica di prima, per fortuna, perché sono 3 giorni che stiamo viaggiando dentro al deserto. Abbiamo un boschetto di querce, cosa sono questi qua? Non sono un botanico, quindi no. Sono alberi. Vuol dire che non sei manco un camionista, però. Accelerato di colpo, se non la fermo. Il signor Sherco. Quella che mi fa i biglietti da visita. Ora che vi ho messo su YouTube i biglietti da visita dovreste regalarmeli però, signor Vistaprint. Quasi era meno monotono il deserto di questo boschetto infinito. Sono di quegli autobus veramente che fanno paura, sembrano essere quelli indiani. Stracolmi di gente, questi qua sono vuoti però, la marca deve essere quella. Ahia, perché questo cambia direzione all'improvviso? Perché c'è un incidente.
Addirittura. Cosa ha fatto? Ha sparato a qualcuno? Allora, eccoci dei cartelli, segni di vita, Little Rock. Tenersi a sinistra. E noi andiamo verso Little Rock. Sassetto. Di dove sei? Di Sassetto. Sembrano nubi un pochino da inquinamento più che nubi fatti c'è una raffineria. Tenersi a destra e poi uscire a Allora destra. qua bisogna svoltare se... Ah, qui siamo a Texarkana, Texas. Siamo Uscire a al destra. confine, siamo al confine con l'Arkansas. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Vai che è verde, vai che è giallo, dove va? Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Vedi che questo qui è AR? Voltare a sinistra. Proprio sul confine, cioè nel senso non potevano decidersi. Due stati diversi della stessa città. Poi, cioè, tra l'altro è costruito Decidersi a voltare a destra. in mezzo al deserto. Oh, Rossetto Femi, cos'è? Ristorante italiano. Voltare a destra. Qui c'è un altro Best Buy. Questo cos'è? Walmart. Andare Andiamo dritti. Tutta l'insegna di Walmart è distrutta. Tutta sporca. dritto. Voltare a sinistra. Oddio, 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 oddio. Fra un po' lo prendiamo. Tenersi a voltare a destra. Io sono andato stretto, lui è andato largo. Voltare a destra. Posto strano. Oh oh. C'è un cespuglio in mezzo alla strada. C'è una farmacia rasoterra. C'è la gente che attende di entrare nel negozio perché anche qua c'è la questione del viro. Dai, è rosso per tutti. Che succede, mo? Non è che spunta che c'ha il Range Rover. Allora, Little Rock di sinistra, io devo andare dritta invece. Ok, possiamo spostarci. Ok,
che poi così ci rispostiamo. Sì, sono malsane quelle, cioè questa nebbialina grigio inquinamento. Non credo perché vedo il bosco. Sarà nebbiolina e basta. Fungaiolo. Oh, è tornato il signor Land Rover. Fermo, partito come un razzo, poi si è fermato. Questo cosa porta? Ah, sembrava un carico eccezionale, invece. Diciamo che sì, i boschi hanno preso il sopravvento rispetto al deserto. Salve, tranquillo, vada alla John Deere. Ah, c'è un po' di nebbiolina perché c'è il fiume forse. Ma che ora è? Sono le 5 del pomeriggio. Di già, incredibile ragazzi. Come corre il tempo? Salita, camion comincia già ad andare in crisi questa salitina. Sì, sulle salite questo camion non è il massimo. Sulle discese invece guarda come va, soprattutto prima delle curve a gomito. Addosso. Ah, qua c'è il meccanico, ma noi andiamo dritti. C'è anche il benzinaro, c'è tutto. Eldorado, Eldorado, Eldorado deve essere tutto ad oro questa città, perché l'Eldorado. Qua bisogna girare a sinistra. Barbershop, tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. mancabile Walmart. Voltare a sinistra. Mancabile le bombolette. Andiamo avanti con piccolo, 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 piccolo lag, no, con un piccolo aggiornamento sul nostro itinerario dopo questa curva, perché sennò ci ribaltiamo male, Tenersi a destra. anzi dopo anche questa curva tenersi a destra. Ah, ok, non arriva nessuno da qua, no? Questo cartellone immenso nascosto. Milk. Allora, leggero, siamo a 1000 miglia di distanza, 23 ore stimate di viaggio contro le 40 ore di
limite massimo. Doppia curva pericolosa, improvvisa e inutile. Con salita annessa pende a lei. Ci manca solo l'ape davanti e poi siamo a posto. Credo che mi abbia pinzato qualche bestia. Strano, ultimamente non mi pinzano mai. Allora, qua questo è un altro paesello? No, proprio questo non c'è manco, c'è solo un distributore e dei pali di legno. Alberi da frutta e ampie curve. Zona contadinica rurale, siamo nel Kentucky dove siamo. Questa zona qua per me è assolutamente sconosciuta, quindi gli stati di questa zona qua non li conosco e tantomeno fiumi, laghi, città. Se c'è un incrocio o ci siamo solo noi, se c'è uno stop. Voltare a destra. Allora, arriva qualcuno? No, arriva qualcuno? No. Ovviamente c'è la della legna questo perché i colori dell'autunno siamo qua, no? Cambia l'asfalto, abbiamo steso l'asfalto drenante, ma anche no. Questa casupola qua, sparsa nel bosco. Allora, sì, qui è zona da farming simulator. Jeep, questi cosa stanno facendo qua? Un frontale, sono riuscito a fare un incidente qua, un frontale in questo paese che ci sono, ho 8 abitanti, infatti quelli sono fratello e sorella, però hanno fatto un frontale. Via John Deere Monroe, dove fanno gli ammortizzatori? Anche i semafori fanno e soprattutto i glitch grafici. Andare dritto.
Non so se si vedrà, perché sarà stato un frame decisamente poco carino. Non so se nel video, quando verrà poi codificato, si vedrà o se verrà saltato. Ammortizzatori Monroe. Allora, fai vedere, qui sarebbe verde, signori, eh? Andare dritto. Lo sapevo che eri uno stronzo. Qui c'è uno sfasciacarrozze, qui c'è una curva stupida. E qui c'è un semaforo che sta diventando piano piano più, sempre più rosso. Questo non si è capito se voleva andare dritto, se voleva girare, ma ha detto, ma visto che c'ho la svolta a destra, mi faccio un altro giro, tanto è gratis. Allora, questo vende i vetri per le auto. Chiusa la scuola questa. Prepararsi a voltare la sinistra. No, la John Deere anche qua. Quante ce n'è di semafori rossi? Voltare a sinistra. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Ma no, qua c'è anche il casino e l'albergo davanti al casino. Si è intimidito la polizia, visto? Qui c'è l'Holiday Inn. Spostiamoci nella corsia di destra. Questo si è fatto il muro, no? Qui i capannoni industriali, ma paura, paura, qui c'è la Volvo, tenersi a destra e poi voltare a destra. e qui c'è una nuova freeway. Voltare a destra. Svoltare a sinistra, qui sto largo Tenersi a e sinistra e c'è poi voltare rosso a come al sinistra. solito. Ma perché un camion che si chiama Anatema? Mac Anatema. Là ci sono le temutissime X luminose, Voltare a sinistra. ma noi dobbiamo girare. C'è un ripetitore mega galattico enorme. Si parte? Il signor Kenworth qui ha capito che ho sbagliato, scusate. Ha capito che non doveva
per mille scatole. Il tramonto si sta tramutando, tramutando il tramonto. Ma io camminava veloce sto qua. Era bello carico, bello in piena proprio, eh. Allora, Vicksburg Jackson. Sta facendo di nuovo notte un'altra volta. Che bello fare video tutti di notte. Anche perché non posso permettermi di dormire un'altra volta, quindi. Accendiamo le luci. Ecco la pesa. Eccoci qua. Come l'orologino svizzero. Un altro rapporto, vedi, uscire a destra. vedi. Mai che ce ne scampi una di questi. Non è nelle condizioni ottimali, ma vai Mona, vai. Guardati il tuo veicolo. Così ridotto male, scusa, 5,5. Secondo te dovrei cambiare gomme al 5%? Attacchi Ciccio, dovevi andare in un'altra corsia se volevi passare. Ci apprestiamo verso una lunga nuova notte, 9 del pomeriggio. Fiume grosso qua sotto. Noi siamo a Vicksburg, dove fanno lo spray nasale, a Vicksburg. Siamo già di nuovo a metà serbatoio, eh. Con un autunno di residuo di 882 miglia. Però questo viaggio non ho neanche il, mamma mia che razza di doppia curva, non ho neanche il, sì, c'è l'LUD esterno, come in alcuni video, ho fatto alcuni video, un paio mi sembra che avevo usato il secondo monitor o un tablet per ricrearmi il cruscotto. Tenersi a destra.
farlocca, dritto, dritto, Uscire a destra. Perché il problema è Inizia a che destra. finché si Uscire a inventa destra. queste cose qui, racconto, ma tipo già questa, io mi devo fidare? Uscire a destra. Secondo me no, però. Infatti. Sa che mi fa rientrare. Ah no, forse no, 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 no. Va bene, va bene. Verde, verde. Ma qualche dedalo di strada, è incredibile. Rientrare nella strada di prima comunque. Ha fatto fare l'uscita panoramica per sentire il rombo del motore sotto ai ponti. Non ci casco, no Uscire a Vasco, no destra. Vasco, io non ci casco. Sto cercando un nuovo corso. Allora, questa è Meridian. Questo cos'è? Un... ah no, è un cartellone vuoto. Bella questa uscita rientrante. È un'uscita che autorientra. Siamo sulla 20, Interstate. Comincia a piovere. Siamo a Meridian. Tenersi a No. sinistra. Meridian Attersburg. Porco cane, non l'ho visto. Tenersi a Scusate, destra scusate. e poi uscire a destra. Uscire a No, no, no. destra. Usciamo adesso. Bene, bene, bene. Allora, visto che c'è un benzinaro, noi ci fermiamo a rabboccare.
C'è anche un'officina meccanica, quasi quasi diamo un'occhiatina anche al camion. Tanto siamo assicurati. Allora, fammi vedere. Qui Meridian esplorata. Entriamo nel nostro benzinaio di fiducia e bene, facciamo benzina e nel mentre ci salutiamo perché si è fatta una certa e ci vediamo alla prossima partita. Un saluto a tutti e ciao ciao.